Cronaca giudiziaria perché questa mattina a Chieti in Corte d'Assise è stato ascoltato il super testimone nell'ambito di quello che ricorderete essere stato l'omicidio della strada Parco nell'agguato che si è consumato appunto a Pescara il 1 agosto del 2022 in cui a perdere la vita è stato Walter Albi. Gravemente ferito era rimasto invece Luca Cavallito, ex calciatore per il quale questa mattina appunto non c'è stato alcun dubbio. Si sarebbe trattato di Cosimo Nobile, ma per noi questa mattina in Corte d'Assise c'era Luca Pompei che è qui in studio con noi pronto a raccontarci tutto. Buongiorno Luca. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. È stata una lunga deposizione, tra l'altro terminata soltanto qualche minuto fa, oltre tre ore per Luca Cavallito di fronte alle domande dei PM, della parte civile, ma soprattutto al controesame degli avvocati difensori dei tre imputati che ricordiamo sono Cosimo Nobile, presunto autore dell'agguato, Maurizio Longo, il presunto fiancheggiatore, e il mandante, il calabrese Natale Ursino. C'è da dire subito, Anna, che per quanto riguarda la posizione di Luca Cavallito, super testimone come dicevi giustamente tu, ebbene Luca Cavallito non ha avuto mai alcun dubbio e lo ha ribadito più di una volta questa mattina in udienza. L'autore di quell'agguato è stato, secondo il suo punto di vista, senza ombra di dubbio Cosimo Nobile. Questa mancanza, questa certezza, questa mancanza di dubbi fin dal primo incontro con i magistrati inquirenti, pensa Anna, il 12 agosto, subito dopo essere uscito dal coma, con un alfabetiere Luca Cavallito indicò senza tentennamenti il nome di Nobile, versione ribadita in un secondo interrogatorio il 24 agosto, in un altro il 7 settembre e poi nelle altre deposizioni fino a questa mattina. Quelli inquadrati vedete sono Cosimo Nobile e Maurizio Longo. Dunque mai nessun dubbio, mai nessun tentennamento da parte di Luca Cavallito, che è anche ricostruito un po' tutta la vicenda, una vicenda, Anna, abbastanza complessa. C'è il coinvolgimento di Walter Albi, sempre alla ricerca di soldi, perché sostanzialmente a sua insaputa vittima di una truffa con una società di broker londinese, tra l'altro diretta da un calabrese che chiedeva sempre soldi a Walter Albi per avere un ingente finanziamento. Questo ingente finanziamento non è mai arrivato, ma Walter Albi era convinto che prima o poi arrivasse e continuava a versare soldi a questa società londinese, tanto da entrare in rapporto con Natale Ursino, presentato dallo stesso Cavallito. Natale Ursino che da quel momento ha cominciato a prestare soldi a Walter Albi in cambio di promesse però mai mantenute, in particolare la promessa più grande, quella di una traversata transoceanica in Australia a bordo di una barca a vela che Walter Albi diceva di poter guidare per trasportare dei personaggi, ha detto Luca Cavallito, con problemi giudiziari, per trasportarli dall'Italia in Australia. In realtà questa traversata non c'è mai stata e poi, legata a questa vicenda, anche un traffico di stupefacenti proveniente dall'Ecuador che sarebbe stato acquistato da Natale Ursino, ma un primo carico di un totale di 300 kg, di 150 kg in realtà mai arrivato in Italia, da lì i vari problemi e in questo senso anche il coinvolgimento di Cosimo Nobile e Maurizio Longo. Maurizio Longo, ha detto Cavallito, era il riferimento pescarese di Natale Ursino, che bisogna ricordarlo Anna, è un personaggio legato a una delle più note famiglie legate all'Andrangheta calabrese. Bene, Maurizio Longhi era il riferimento su Pescara di Natale Ursino e Cosimo Nobile, anche lui in qualche modo legato a questo sodalizio. In questo traffico di stupefacenti Cosimo Nobile aveva garantito la sua collaborazione anche perché doveva parecchi soldi a Luca
Cavallito, una vicenda molto intrecciata. Sta di fatto che questi 150 kg di cocaina non arriveranno mai in Italia, e Natale Ursino quei soldi li aveva già investiti, e allora da lì si crea un meccanismo e un vortice che porterà in qualche modo alla conclusione tragica di questa vicenda, sempre secondo l'accusa e sempre secondo le riposizioni di Luca Cavallito, con Natale Ursino che al culmine di questa vicenda, caratterizzata da tutti questi problemi, dalle mancate promesse di Walter Albi e dal mancato arrivo del carico di droga in qualche modo promesso da Cavallito, avrebbe deciso per l'agguato. L'agguato che secondo Cavallito sarebbe stato eseguito da Mimmo Nobile. Mimmo Nobile che in una certa fase del dibattimento di questa mattina è sbottato, si è alzato in piedi, basta, non ci sto più, me ne vado, ed è andato via insultando sia Cavallito e sia i PM. Di questo episodio si sono scusati gli avvocati difensori, però ribadendo il fatto che la frustrazione da parte di Cosimo Nobile è tanta, perché in questa vicenda si sente assolutamente innocente. Sapremo di più e nel dettaglio quando sarà il suo turno per quanto riguarda il processo in corte d'assise a Chieti, nel collegio dei giudici presieduto da Guido Campli. Quindi Anna, oltre 3 ore di deposizione per ricostruire un po' tutta questa vicenda caratterizzata da tanti problemi, tante incomprensioni, tanti equivoci, ma sostanzialmente con la regia, come ha ribadito Luca Cavallito, di Natale Ursino, in tutto quello che è accaduto, oltre ai problemi finanziari di Walter Albi, vittima a sua volta di una truffa.